Fondo Monetario Internazionale una settimana fa ha detto che l'Italia è indietro di 20 anni. E soltanto vedere, negli ultimi 20 anni, che è successo? Dunque, la Germania ha avuto 4 governi, la Spagna ne ha avuti 5, la Gran Bretagna ne ha avuti 5, noi ne abbiamo avuto 11. 11 governi, 20 anni, vuol dire che la durata media è stata di 1 anno e 8 mesi. E 1 anno e 8 mesi non riesce a fare nessuna lavoro strategico. Non riesce a fare nessuna grande scelta per il paese, soprattutto le burocrazie si autonomizzano e funzionano come freno piuttosto che come azione, perché non c'è una direzione politica forte. E io vedo che c'è un rapporto molto diretto tra stabilità politica e competitività di un paese. Questo riguarda i comuni, riguarda le regioni, riguarda naturalmente anche lo Stato. Abbiamo avuto tra l'altro confusione legislativa determinata dal fatto che ciascun governo sapeva di durare poco, quindi si affrettava con decreti legge in particolare, molto spesso confusi e pieni di materie eterogenee, tant'è che oggi andare a trovare una norma nel quaderno dell'ordinamento è difficilissimo, perché molto spesso si trova infilata in posti dove non dovrebbe starci. Ecco, ma perché così? Io prima di andare a parlare, ho parlato molto bene Irene del contenuto della riforma, prima di approfondire alcuni aspetti, volevo cercare di spiegare perché è così. Cioè, siamo una marica di passi, oppure c'è una ragione politica di fondo perché è così. C'è una ragione politica di fondo. E la ragione è questa, che dopo la liberazione si fronteggiavano due coalizioni. E non si sapeva chi avrebbe vinto. Una legata all'Unione Sovietica, PC e PSI sostanzialmente, l'altra legata al mondo atlantico, agli Stati Uniti, Democrazia Cristiana e i tradizionali alleati di centro. L'alternativa non era un'alternativa di governo, era un'alternativa di sistema. E l'assetto dei diritti, delle libertà, della proprietà, delle libertà religiose, delle libertà di azione, dei diritti sociali, sarebbe stato profondamente condizionato da chi avrebbe vinto. Se vincevano le forze legate al sistema sovietico, sarebbe stato di un certo tipo. Se avessero vinto, come poi vinsero, le forze legate al mondo atlantico, l'assetto sarebbe stato diverso. E quindi, quale fu la preoccupazione che ebbero i costituenti? Perché non sapeva chi avrebbe vinto. Di fare in modo che tutto quanto il potere di decisione, vi prego insieme su questo, non fosse nelle istituzioni, ma fosse in mano ai partiti. Perché le istituzioni hanno regole rigide. E quindi se è così, l'effetto è quello, e non si può negoziare, non si può contrattare. E fu Amendola che spiegò molto bene questa questione. Disse Amendola, aspettate che lo trovo, che era uno dei costituenti, si è parlato del tentativo di dare alla nostra democrazia condizioni di stabilità con norme legislative. È evidente che una democrazia deve riuscire ad avere una sua stabilità se vuole governare e realizzare il suo programma, ma non è possibile ricercare questa stabilità in accorgimenti legislativi. C'è il fatto nuovo e positivo della formazione di grandi partiti democratici che sono condizione di una disciplina democratica. Oggi la disciplina, la stabilità è data dalla coscienza politica affidata all'azione dei partiti politici. Quindi sono i partiti che decidono della stabilità. Non c'è bisogno di mettere regole all'interno della Costituzione. E questa differenza, è chiara la differenza, no? E questa differenza emerge con particolare chiarezza se noi confrontiamo la Costituzione italiana è quella tedesca. Perché dico quella tedesca? Perché entrambi i paesi, Italia e Germania, avevano partecipato in modo aggressivo alla guerra. Entrambi l'avevano perso, entrambi avevano dato vita a dittature e quindi si trovavano in condizioni abbastanza simili. Qual era la grande differenza? Che in Germania non ci fu nessuna resistenza interna al nazismo. Nessun partito politico si oppose al nazismo. In Italia ci fu una resistenza. Partiti fortemente legittimati dal consenso popolare, fortemente legittimati dal fatto che avevano dato vita alla resistenza, guidato la scelta per la Repubblica e così via, e quindi avevano la loro forza. E quindi cosa accade? In Germania abbiamo avuto, vi dico 2 o 3 regole per capirci, non si può, soltanto il Bundestag, cioè soltanto la Camera Bassa dà la fiducia, da noi la fiducia la davano entrambe le Camere, no? Però perché cada un governo è sufficiente che uno la revochi. In Germania c'è un termine
entro il quale, dopo le elezioni, il Bundestag deve dare la fiducia al cancelliere. Se non la dà entro questo termine, il Bundestag si scioglie. Da lei non c'è nessun termine. I patti tra i partiti possono andare avanti per mesi, e sono andati nel passato per mesi avanti. E così altre clausole di questo genere. Insomma, la Germania mise in Costituzione le clausole di salvaguardia. Poi c'è una norma molto importante, che è la sfiducia costruttiva. Cioè, in Germania non si può sfiduciare un governo se tu non hai con lo stesso documento la indicazione del successore. Io sfiducio il governo Rossi e voglio come cancelliere Verdi. Quando voto per due obiettivi, buttare via Rossi e per premiere Verdi. In Italia puoi buttare giù un governo senza avere nessuna certezza, dare nessuna indicazione su quello che succederà dopo. Tutte queste quindi erano clausole di stabilità costituzionale per noi e di stabilità costituzionale per la Germania, chiaro? Però il sistema ha funzionato, almeno fino a tutti gli anni 70. E perché ha funzionato? Innanzitutto voglio dirvi questo, come si tradusse in Costituzione questa incertezza? Primo, come diceva adesso Irene, il bicameralismo paritario, cioè Camera e Senato fanno le stesse cose ed entrambe devono dare la fiducia. Nel senso che chi perde un ramo può guadagnare dell'altro e quindi c'è sempre un tentativo, come dire, di ricomporre e di superare la sconfitta. Secondo, i regolamenti parlamentari dell'epoca riconoscevano grandi possibilità all'ostruzionismo e quindi praticamente nelle Camere si sarebbe potuto svolgere l'ostruzionismo sino a quando i partiti avrebbero deciso cosa bisogna decidere. Era questo il meccanismo. Ora, perché l'Italia tutto sommato ha funzionato lo stesso almeno sino a tutti gli anni 70? Io ho indicato qui alcuni punti. Primo, la situazione economica era positiva, questo è molto importante, perché la ripresa ci fu dopo tutto il famoso miracolo italiano e così via, tra gli anni 50, 60 e 70, per un anno importante e positivo. Secondo, c'era una stabilità di linea politica. I governi cambiavano, ma la politica è sempre la stessa. E a questo punto vi racconto cosa dice Kissinger nelle sue memorie. Nelle sue memorie dice Kissinger che per l'incontro con Aldo Moro, allora ministro degli esteri, e dice anche della difficoltà per l'interprete di tradurre in inglese Moro, perché insomma era un po' complicato, Moro aveva un eloquio molto, molto complesso. E Kissinger dice, senta ministro, io ho incontrato 6 mesi fa il ministro degli esteri italiano e un altro della Lega. Credo che tra 6 mesi, quando incontrerò un nuovo ministro degli esteri italiano, sarà un altro, non sarà lei. Ma perché non vi date un po' di stabilità? E Moro allora rispose, voi dovete interessarvi alla stabilità della linea politica. Chi deve condurre il porto ci pensiamo noi. L'importante è che la politica sia stabile. Poi c'è portata Tizio Caio e così. E io ho fatto un conto, la cosa è talmente vera, che dal 48 al 96, su 233 ministri e presidente del Consiglio dei Ministri, solo 63 hanno ricevuto un solo incarico. Su 1998 incarichi complessivi, 162 uomini politici hanno ricevuto 1332 incarichi, vuol dire che mi sono sempre gli stessi. Ma qui c'era una grande intelligenza che allora aveva DC. Qual era il problema? Essendo divisa in correnti, bisognava impedire che chi stava al governo in un posto acquistasse troppo potere. Però chi stava al governo in genere un capo corrente, è una persona importante all'interno degli equilibri politici. E quindi che succedeva? Il governo cadeva e chi stava al bilancio passava alla difesa, chi stava alla difesa passava agli esteri, chi stava agli esteri passava alla giustizia. C'era una rotazione di ministri, ma ministri sono sempre quelli sostanzialmente. Questo comportava per un verso una sorta di garanzia democratica, tra virgolette, perché non c'era un eccessivo accumulo di potere in capo ad alcune persone, no? Secondo, comportava comunque che l'intesa era che la linea politica non cambiava. A differenza di quanto accaduto, tenete poi conto che il sistema politico era fortemente legittimato, votava più del 90% degli elettori votavano. Non solo, ma tra DC e PC, sostanzialmente fino agli anni 70, si viaggiava tra i 3 e i 2 milioni di iscritti. E oggi credo che i dati siano un po' diversi da quello che leggo. Non so se sono esatti quello che leggo, se non sono molto diversi. Allora, questa cosa è andata avanti sostanzialmente per molti anni, per 30 anni. Ma perché è entrato in crisi? E quando è entrato in crisi questo sistema? È entrato in crisi quando è entrato in crisi il funzionamento dei partiti. Perché se il sistema si reggeva sul fatto che i partiti avessero in mano il volante del sistema costituzionale, quando i partiti non sono stati più in grado di dirigere la macchina,
è chiaro che il sistema è caduto. Guardate, io qui ho un dato che riguarda i voti segreti, spero di trovarlo, che vi fa capire questa cosa. Dunque, vediamo. Comunque, il dato è questo, che, ecco, nella prima legislatura, che era la legislatura sostanzialmente del Patto Atlantico, dello scontro di bipolarismo, sistema sovietico, sistema occidentale, con gravissime ricadute interne negli scontri, ci furono 100 operai uccisi negli scontri tra polizie, eccetera, cioè, qualcuno più anziano forse ricorderà alcuni aspetti di questa questione, no? Bene, pensate, in tutta la prima legislatura, su 1.400 e passa votazioni, furono richiesti soltanto 175 voti segreti. Il voto segreto, di cui siamo tutti quanti emancipati, è lo strumento con il quale l'opposizione cerca di penetrare nelle contraddizioni della maggioranza, quindi spostare per la segretezza del voto pezzi della maggioranza sulle opposizioni. Soltanto 175. Nella ottava legislatura, quando comincia la crisi dei partiti politici, siamo all'80, la presa di potere dei PS di Craxi, Craxi tenta di rompere l'asse di CPC, è un suo disegno del tutto legittimo, e così via. Bene, su 637 votazioni si tengono 2.485 voti segreti. Cioè, quando comincia la crisi dei partiti, comincia la difficoltà di interlocuzione con i partiti, e quindi si è una richiesta enorme di voti segreti a fine di cercare di rompere i rapporti all'interno della maggioranza. Ora, detto questo, che cos'è la crisi dei partiti? Come si spiega? Che cosa accade? E accade questo, guardate, che praticamente negli anni 70 accadono delle cose nel nostro paese che erano estranee alla cultura dei partiti. L'ambientalismo e i partiti erano industrialisti. Il femminismo e i partiti erano maschilisti. Scoppia il terrorismo. Il terrorismo DR, prima linea, eccetera, che dimostra che il PC non riesce più a governare i processi sociali. Le stragi, ricordate Piazza Fontana e così via, che dimostra che la DC non riesce più a governare gli apparati dello Stato, che in parte sono coinvolti in queste stragi. Quindi c'è una fase di grande delicatezza. Questa fase trova il suo punto e c'è il compromesso storico che praticamente è la risposta a questi cambiamenti, in cui sostanzialmente i due maggiori partiti dicono, vabbè, scusate, facciamo un patto tra di noi, tra l'altro abbiamo centinaia di migliaia di iscritti, abbiamo un paese che vota al 90%, abbiamo in mano le redini del paese, io qui sto facendo una critica al complesso storico, vi dico che quando c'era io ero favorevole, quindi per dire, insomma, questa è saggezza e dopo, non è saggezza. E ci fu l'intesa cosa comportò? Comportò una chiusura dei partiti all'interno del sistema politico, una perdita dei rapporti con la società. E si avvia un processo di statalizzazione dei partiti politici, cioè i partiti diventano sempre più espressione del sistema politico, non espressione della società. Volete una conferma? Quanti sono i partiti adesso, oggi, che sono nati in Parlamento e non nella società? UDC, Fratelli d'Italia, quelli di Conalfano, un sacco. Cioè il partito non nasce come espressione di una domanda sociale, nasce come espressione di un'esigenza del sistema politico. Poi alle elezioni si presenta ai cittadini e dice, guardate, io vi rappresento, vediamo se è vero o falso, si vedrà, ma è così, ma questo è un fatto di crisi dei partiti. Ecco, allora in questo mondo cosa accade? A partire dagli anni 80 ci pone il problema della riforma costituzionale. Qual è il problema? Portare nella Costituzione quelle regole che i costituenti hanno tenuto fuori. Perché i partiti erano più in grado di dirigere il sistema politico e quindi bisogna mettere delle regole sul piano. Questa è la logica. E dall'83, la prima commissione, si chiama Commissione Bozzi, sino alla riforma di cui parliamo stasera, c'è tutto un processo diretto a questo scopo. Portare nella Costituzione, in modo vincolante, le regole della stabilità, della competitività italiana, che i partiti non sono più in grado di gestire. Spero che è chiaro, sembra questo il tema. E su questo tema si fa prima la commissione Bozzi 82, dopo alcuni anni c'è la commissione De Vitaiotti, poi c'è la commissione D'Alema, poi c'è un documento che prende il mio nome, poi c'è la riforma del centro, poi c'è la riforma del centrodestra che fu bocciata dal referendum, poi ci fu appunto il documento, la proposta che prende il mio nome, poi dopo ci fu ancora il
riforma dei ruoli dei parlamentari e dopo la riforma di cui stiamo parlando oggi, questa qui. C'è una sequenza di progetti che è molto interessante a leggere trasversalmente, perché ogni volta che quando passa un po' di tempo si accentua sempre di più la tendenza a dare al governo poteri di direzione reale del Parlamento e dare stabilità al sistema di governo. Questo, nella commissione Bossi questo emerge poco, nella commissione Mitaiotti un po' di più, in quella D'Alema un po' di più e così via sempre un po' di più. Ecco, questo è il quadro in cui si colloca. Quindi questa riforma di cui parliamo oggi ha alle spalle il cambio di prospettiva. Nel 48 la prospettiva era una, i partiti dirigono. Nel 2016 la prospettiva è un'altra. I partiti politici purtroppo in questa fase non sono in grado di dirigere, bisogna collocare nelle istituzioni le regole. Come fece la Germania allora, che non a caso la Germania è un paese un po' più forte di noi, un po' più stabile di noi, un po' più forte di noi. Ecco, questo è il quadro delle cose. Che cosa prevede questa? Quali sono i punti relativi? Il primo punto è che, come si diceva prima, è superato il bicameralismo paritario. Cioè il Senato è un luogo è tutto diverso da quello di oggi. Il Senato è un luogo dove ci sono circa 100 senatori, eletti nei consigli regionali tra i consiglieri e i sindaci, che ha una serie di funzioni, stiamo attenti, che sono tutt'altro che secondarie. Partecipa alla legislazione sulle grandi leggi costituzionali, svolge attività di controllo sulla pubblica amministrazione e sulle politiche pubbliche del governo, è cosa importante, segue il raccordo tra regioni, Stato e Unione Europea, che è una cosa tutt'altro che secondaria. Sono 100, ci sono troppi pochi per fare questo, in Germania sono 86, non è detto. Bisogna vedere come sarà organizzato il lavoro, questo è stato un punto interrogativo, ma guardate, vorrei che fosse chiara una cosa, ogni riforma costituzionale profonda è un punto interrogativo, anche quella del 48. Io qui, non faccio perdere tempo, insomma, ho visto alcune dichiarazioni che fecero importanti giuristi dell'epoca nel 48, importanti uomini politici, Salvini definì la Costituzione un cumulo di banalità e di sciocchezze, per dire. Panain, che è un altro grande giurista, poco noto insomma, a livello degli esperti, disse la Costituzione degli scalmanati, la chiamò. Il Consiglio di Stato disse che la Costituzione per tre quarti era inapplicabile perché si trattava soltanto di buoni propositi e non di norme. Per dirvi, insomma, ci fu una. Guardate, ogni qualvolta si cambiano i dati di fondo della Costituzione, si cambiano i rapporti di potere all'interno del Paese. E coloro che sentono minacciati dal cambio dei rapporti di potere protestano. Che possono essere pezzi della società, pezzi del sistema politico, pezzi del sistema istituzionale, è chiaro che cambiano ancora. La stabilità, per esempio, dà molta più forza alla direzione politica rispetto ai processi economici, ai processi finanziari, ai processi estranei alla politica, no? Che se sei stabile fare determinate cose. Il fatto che la legislazione sia cioè più rapida, come sarà una legislazione più rapida, perché il Senato ha tempi molto. Il Senato può richiamare le leggi. Però al massimo 40 giorni per dire cosa vuole fare, al massimo. E quindi con questo accelera notevolmente il processo legislativo. Il governo può chiedere il voto a data fissa dei propri provvedimenti. Cioè quando un provvedimento, quando il governo che so, dice io so a settembre devo andare al vertice del G7 per esempio e devo dire sulla migrazione e devo sapere che cosa è il Parlamento, che mandato mi dà il Parlamento, perché ho bisogno di un provvedimento che entro agosto mi dica che cosa devo fare. E questo è il voto a data fissa, cioè il governo chiede al Parlamento, chiede alla Camera che deliberi definitivamente entro il giorno X, se la Camera approva, la Camera decide, se la Camera approva, ed è probabile che approvi, ora vi dirò perché, in base alla legge elettorale, è probabile che approvi, a quel punto il Presidente della Camera deve combinare le cose in modo tale che quel giorno, entro quel giorno si voti. Questo è un dato molto importante perché oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha nessuna certezza sui dati di votazione. E mentre gli altri Presidenti, gli altri Premier si possono presentare sulla scena internazionale avendo un chiaro mandato del Parlamento, il Presidente italiano è quasi sempre in difficoltà perché non ha avuto un chiaro mandato e non sa soprattutto se quando torna il Parlamento gli dirà che ha fatto bene o che ha fatto male. Cosa certamente, come dire, che crea inconvenienti, potete immaginare, nella tenuta e nella credibilità del Paese. Ecco, la riforma si occupa di questi aspetti. Io trovo che sia abbastanza importante che inoltre, per quanto riguarda i rapporti Stato-Regioni, sia stabilito che le grandi reti infrastrutturali
spettano allo Stato, non spettano alle regioni. Le grandi reti infrastrutturali sono quelli che passano attraverso varie regioni, che servono il paese, insomma, no? E questo è un dato molto importante. Abbiamo avuto sinora una serie di problemi notevoli nel centro Italia, nel sud Italia, per alcune grandi infrastrutture sulle quali poi c'era una serie di infrastrutture e così via, che hanno detto che questo è successo tanto per reti elettriche, tanto per reti energetiche, quanto per reti infrastrutturali. Questa è una clausola che per esempio esiste anche in Germania. E noi abbiamo recuperato dalla Germania un'altra clausola per la quale, laddove sia in ballo l'interesse nazionale o la unità del paese, il governo può intervenire, previo mandato del Parlamento, anche, come dire, su competenze che sono specificamente delle regioni. Da questo quadro sono escluse le regioni a statuto speciale. E c'è una norma speciale specifica che riguarda le regioni a statuto speciale che non, per i quali, diciamo, le riduzioni di competenza non si applicano. Non si applicano. E tutto ciò che riguarda le regioni sotto speciale va concordato tra la regione e lo Stato. Se non c'è, come dire, intesa, non si può modificare. È un riconoscimento aggiuntivo alle regioni sotto speciale. Per alcuni va bene, io trovo che almeno una di queste regioni sarebbe bene fosse stato ordinario, sarebbe meglio. Parlo della Sicilia, che conoscendo abbastanza bene quel mondo e quella regione, devo dire che lo sotto speciale funziona come il latifondo. È una rossa palla al piede che impedisce responsabilità, impedisce controllabilità, impedisce un sacco di cose. Comunque, quella è un'altra questione che non ci riguarda. Però per le regioni sotto speciale è previsto questo. E questo credo che sia una cosa abbastanza importante per quanto riguarda la Val d'Aosta. Ora, ci sono difetti? Sì, certamente. Però prima io voglio dire questo. Guardate, quando si valuta un progetto costituzionale bisogna guardare se è l'obiettivo giusto o sbagliato. Se l'obiettivo è giusto, poi vediamo le questioni tecniche. Se l'obiettivo è sbagliato, è utile guardare perché l'obiettivo è sbagliato. Allora, è giusto avere stabilità? È giusto avere rapidità di decisione? È giusto avere controllabilità maggiore dell'attività dell'esecutivo attraverso l'azione del Senato? Non solo, ma tenere presente che restano immutati i poteri del Presidente della Repubblica, i poteri della Corte Costituzionale, i poteri della Magistratura Ordinaria e così via. Quindi tutto ciò che è apparato di controllo, cioè. Lo dico perché molti hanno detto, ma qui il Presidente del Consiglio, chiunque sarà, avrà troppi poteri. Avrà i poteri che ha il cancelliere tedesco, che ha il Presidente spagnolo, che ha il Premier inglese, che potrei dare. Leopoldo Elia, che forse qualcuno di voi è stato uno dei grandi costituzionisti italiani, grandissimo, ebbe una laurea honoris causa a Torino e fece una bellissima lezione sulla presidenzializzazione della politica nei tempi contemporanei. Lui spiegò una cosa. Guardate che oggi sempre di più il contesto europeo, il contesto internazionale pesa nelle relazioni interne. E chi rappresenta il contesto europeo, il paese, nel contesto europeo, nel contesto internazionale, è il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più essere il vigile urbano che segna le relazioni tra i partiti, come era previsto, come dire, anticamente nel testo originale della Costituzione. Perché pensate che noi non abbiamo la possibilità che il Presidente del Consiglio dei Ministri revochi i ministri. C'era il cancelliere tedesco, c'era il premio spagnolo, il premio inglese. Perché questo? Qualcuno di voi ricorderà la vicenda Mancuso, non so se la ricordate, Mancuso, il ministro della giustizia, il governo Dini, che aveva fatto qualcosa che non andava e fu presentata una mozione di sfiducia individuale. Perché il Presidente del Consiglio non poteva revocare un ministro. La mozione passò al Senato, ma lui disse io non me ne vado perché questa mozione è illegale e non se ne andò. Anche il Senato fece un conflitto di attribuzione con lo stesso Mancuso, lo disse, e quindi la Corte Costituzionale disse che attraverso questa procedura complicatissima, mozione di sfiducia, si poteva revocare un ministro. Ma perché il Presidente del Consiglio non può revocare un ministro nel nostro sistema? Non poteva. Perché i ministri erano i delegati dei partiti, e quindi era il partito politico che stabiliva se tu potevi stare o non fare ministro ancora. Non poteva essere il Presidente del Consiglio dei Ministri a stabilire questo. Tanto che si diceva, con una espressione latina, che il Presidente del Consiglio dei Ministri non era il primo, era un primus inter pares, il primo tra uguali, dal quale il Presidente del Consiglio dei Ministri in tutti quanti i paesi occidentali non è un primo tra pari, è un primo. Perché la carica di responsabilità di potere presidenziale che ha è completamente diversa da pensare. Quando tutto si svolgeva nei confini nazionali, oggi quasi nulla si esaurisce nei confini nazionali. E quindi deve avere i poteri e la possibilità di rappresentare il paese con prevalenza destra. A questa domanda risponde il sistema. E come dire, è un eccesso di potere che ha il Presidente del Consiglio? Ma io voglio dire questo, primo,
Innanzitutto questo Presidente del Consiglio, quello che sarà eletto, se la Costituzione avrà, come io credo e sì, è un Presidente del Consiglio che, primo, è sotto il controllo del Senato. Secondo, la legge elettorale gli dà un peso eccessivo. Io ho discusso con colleghi parlamentari ritenendo che il peso fosse troppo ridotto. Sapete perché? Perché l'Italicum cosiddetto dà soltanto 24 seggi di maggioranza al primo partito. Io personalmente preferirei che fosse in coalizione il voto, non fosse del singolo partito, però questa è la mia preferenza personale. Perché questo? 24 seggi sono pochi, guardate. Perché se tu prendi i ministri, e mi sottrai naturalmente dal Parlamento, è difficile che siamo più giovani in Parlamento e siamo sul pelo. Quindi probabilmente ci sarà certamente uno che vincerà, poi ci sarà un'alleanza successiva al voto tra il partito vincente e un altro partito. Ma questo non significa certamente che il Presidente dei Consiglisti ha un eccesso di potere. Significa che una volta eletto, avendo la maggioranza comunque, forte della maggioranza, dice adesso vediamo, si può fare un programma comune. La seconda cosa sulla quale voglio richiamare la vostra attenzione è che ci sono dei poteri previsti per i cittadini che oggi non ci sono. Oggi, come sapete, il referendum, per esempio, è un referendum soltanto abrogativo. È previsto il referendum propositivo. Cioè i cittadini, in certe condizioni, possono loro approvare una legge. E questo è un dato molto importante di verifica e di controllo nei confronti del governo. Ed è un dato sul quale non so perché l'attenzione è sfuggita, però io credo che sia importante che i cittadini, cioè noi dobbiamo riprendere un rapporto tra società e politica che si è rotto. Dare più potere ai cittadini significa riprendere questo rapporto, dare niente di meno il potere di, come dire, di proporre e di approvare direttamente le leggi in alcune circostanze, non tutti i giorni. Dato, così è importante un'altra cosa, che il Parlamento deve deliberare entro un certo periodo di tempo sulle proposte di iniziativa popolare. Oggi ci sono le proposte di iniziativa popolare, ma il Parlamento vuole mettere il testo di cestino nel cassetto che non interessa. Invece no, una volta che c'è una proposta di iniziativa popolare, il Parlamento è obbligato a prendere esame. E nel momento in cui la stravolgo la boccia, a quel punto può partire la proposta diretta dei cittadini di votare quel testo come testo di legge. E se passa il testo di legge. Quindi ci sono una serie di contemperamenti che io credo che siano molto importanti. Ora, naturalmente ci sono luci e ombre come tutte le riforme costituzionali. Io lo sto chiudendo, mi piace citare una frase di Machiavelli. Machiavelli ha scritto nel 500, era un uomo che quando scrisse queste cose, sto per dire, era un po' emarginato dalla vita politica e aveva avuto grandi responsabilità, aveva tempo di pensare. E molte delle sue riflessioni sono riflessioni tuttora attuali perché non riguardano situazioni specifiche, riguardano i congegni del potere politico, che sono più o meno sempre gli stessi. E poi cosa dice? Dunque, spero di trovarlo anche qui. Dunque dice questo, che dice questo, che nelle deliberazioni, poiché nessuna cosa è perfetta e senza difetti e senza sospetti, conviene prendere la parte del meno peggio. Io credo che, essendoci, bisogna un po' guardare bene come sta le cose, fare un bilanciamento. Io ho detto, come ha detto anche Irene, che non è un testo perfetto, è un testo che certamente, essendo stato passato attraverso 6 letture parlamentari, attraverso cambi di maggioranza, perché Forza Italia prima ha votato il testo, vi ricordate, poi dopo si è ritirato, non si è capito mai bene perché, e così via. Tutto questo ha portato certamente dei problemi, perché quando qui bisogna votare, è chiaro, poi bisogna tenere conto di chi vota a favore e chi vota contro, per vedere cosa passa, quindi ci sono dei punti di mediazione. Come ci sono nella Costituzione Repubblicana, se è ben chiaro, punti di mediazione. Poi nelle Costituzioni vale interpretazione, vale modifiche. Non so se sapete, il testo originale della Costituzione prevedeva che la Camera durasse 5 anni e il Senato 6 anni. Sapete perché? Dice così si vota più spesso e quindi si verifica più spesso qual è l'orientamento del Paese. Figuriamoci se avessimo avuto ancora un nome di questo genere. Naturalmente i partiti si accorsero subito, è stata una sciocchezza,
e nel 53 e nel 58 sciolsero il Senato, chiesero al Presidente di sciogliere anche il Senato e insieme alla Camera, e poi modificarono la Costituzione dicendo che anche il Senato dura 5 anni. Quindi è così alcune altre cose. È possibile, bene, che quando tu scrivi in astratto pensi che quella norma sia perfetta, quando poi l'applichi in greco, per carità, cosa abbiamo fatto? Questa è la cosa corretta. Quindi io credo che per alcune cose questo capiterà anche per il testo di cui stiamo parlando. Però io vi prego di valutare molto l'indirizzo politico. Se stabilità, celerità, controllo sono qualità che noi dobbiamo, dobbiamo considerare come essenziali per il nostro paese o no? Se queste qualità sono essenziali, io credo che lo siano, credo che lo siano, allora questo è un testo giusto, un testo che va nella giusta direzione. E d'altra parte io ho guardato anche il no, non ho capito bene, non contestano questa cosa, o meglio la girano, dicono io un pasticcio, dove il pasticcio, c'è troppo potere, non c'è troppo potere, guardate che la democrazia o è capace di decidere, va bene? O apre le porte a fronte all'autoritarismo, perché dalla confusione non nasce la democrazia, dalla confusione nasce la crisi della democrazia, e la storia ci dice questo. Pensate agli entranti in Germania, pensate agli anni 20 in Italia. Allora, se si ha l'intelligenza di prevenire la confusione o di prevenire l'aggravarsi della confusione e inserire norme tali che la impediscano e stabilizzano il sistema, credo che questo sia un fatto positivo. Ed è importante che gli italiani siano chiamati direttamente a scegliere qual è la strada giusta. Questa è una responsabilità che spetta ai cittadini. A questo punto la politica ha fatto la sua parte. Ora spetta ai cittadini farlo e decidere, come dire, se ritengono che sia utile avere un sistema forte e competitivo o ritengono, come dire, che un sistema debole e un po' come dire, traballante sia più congeniale ai nostri interessi. Io non credo che lo sia. Anche perché nel mondo globale noi dobbiamo competere con stati forti e stabili. E se non sei uno stato forte e stabile, sei una boccia, una palla di vetro tra palle di piombo. Sei schiacciato. Conti abbastanza poco. Perché non hai stabilità, non hai forza, non hai rigore. Pensate poi quale sarebbe la considerazione che gli altri paesi avrebbero di noi se dopo che per due anni si è parlato di riforme costituzionali poi poco lo boccia. Lo andiamo a finire a questo punto. E poi cosa significa? Che restano le cose come stanno, no? Cioè tutti i difetti che noi abbiamo contestato in sistema politico restano tanti. Infatti io non capisco bene qual è la via d'uscita che i sostenitori del no propongono. Cioè, diciamo no, e poi? E poi ne facciamo un'altra. Guarda, ci ho messo 30 anni a fare questa, adesso avrei durato 30 anni. Io credo non ci siano davvero ragioni. Cioè, certamente, come dire, io credo che nella tensione politica, non solo politica, c'è una certa critica al Presidente del Consiglio. Questo voto contro il governo, perché lui ha detto lo perdo nelle mani, eccetera. Ma scusate, se un governo ha diretto personalmente il processo di riforma, si è impegnato personalmente, io Renzi può non piacermi per alcuni aspetti, ma se un governo ha fatto questo, si è giocato la sua porta, il Paese dice di no, è chiaro cosa fa. Chiaro per portarci, no? E tutto questo avvantaggerebbe complessivamente il nostro paese o no? Ma questo non può andare. Non mi pare che ci sia un vantaggio per tutto questo. Queste sono le ragioni per le quali a me pare che riflettendo sempre senza grandi proclami, senza retoriche, riflettendo su quello che c'è in gioco davvero, mi pare che queste sono le ragioni per le quali è utile votare sì ed è utile parlare con tutto quell'altro. Discutere, parlare, guardate, pochissimi qui la conoscono. È ancora presto, forse verso settembre, la gran parte dei cittadini cercherà di orientarsi, però guardate che bisogna conoscere i testi, bisogna conoscere le questioni, molto bene. Perché altrimenti si rischia di essere prigionieri di parole d'ordine, di retorica e così via, da una parte o dall'altra. Invece bisogna guardare concretamente come stanno le cose. Stabilità contro instabilità, velocità contro lentezza, possibilità di strutture e di atti protetti.